Cari fratelli e sorelle, il mio pensiero oggi va in modo particolare all'amata terra di Ucraina, di cui ricorre oggi la festa nazionale, a tutti i suoi figli e figlie. Ai loro aneliti di pace e serenità, minacciati da una situazione di tensione e di conflitto che non accenna a placarsi, generando tanta sofferenza tra la popolazione civile. Affidiamo al Signore Gesù e alla Madonna l'intera nazione e preghiamo uniti soprattutto per le vittime, le loro famiglie e quanti soffrono. Ho ricevuto una lettera di un vescovo e racconta tutto questo dolore. Preghiamo insieme alla Madonna per questa amata terra di Ucraina nel giorno della festa nazionale. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.